ricordiamo assieme, perché eravamo impegnati assieme in una commissione di concorso a Lucio, ti Roma. si sente Sì. malissimo. Ah, e non so, forse ci sono troppi microfoni accesi, probabilmente. Forse se spegnete i vostri microfoni, adesso come si sente? Meglio? Va bene, Bene, va Bene. bene. Bene, bene. Oh. E allora eccoci qua. Eccoci qua. Sono passati 3 anni, qualcosa in più, in grazia del Covid, naturalmente, e ci rivediamo alla conclusione, di un percorso. Di un percorso di sezione, di un percorso, diciamo, scientifico, per quanto mi riguarda anche di un percorso personale, però, diciamo, non apriamo le cataratte del già, cominciato con il ricordo, diciamo così, con Guido. Se indulgiamo troppo a questo, poi la cosa non va bene. E quindi vedo anche Vincenzo, ecco, saluto anche Vincenzo, che non avevo riconosciuto. E vorrei che cominciassimo, quindi credo che siamo in fondo tutti ospiti dell'AIS, perché siamo una costola dell'AIS, siamo orgogliosamente una costola dell'AIS, e abbiamo qui la nostra presidente nazionale, Maria Carmela, e credo che, diciamo, sia prima di tutto a lei che spetta di dirci qualcosa. Grazie, grazie Lucio. Sono veramente molto contenta di essere qui stamattina ad aprire con il saluto dell'Associazione Italiana di Sociologia il convegno di fine mandato, questo mandato della sezione di Sociologia del Diritto dell'AIS. Diciamo che questo è un momento particolare per tutti noi, è un momento particolare perché, come si diceva, le circostanze, l'emergenza sanitaria, le difficoltà che il paese, non soltanto il nostro paese, ha affrontato negli ultimi 2 anni, fanno sì che anche questo convegno si realizzi a distanza con questa modalità che ormai è diventata consuetudine per tanti di noi. Ed è un momento particolare perché la nostra comunità scientifica, tutte le comunità disciplinari si trovano in questo momento chiamate a assumere in pieno la loro responsabilità scientifica, culturale e civile rispetto ai cambiamenti in atto. Non sono soltanto parole rituali, ma mi sembra che questa sezione in particolare stia rispondendo a questa chiamata di responsabilità in una maniera effettivamente, particolarmente sentita. La presenza di tanti, la crescita che abbiamo visto nelle iscrizioni alla sezione negli ultimi mesi, non credo siano soltanto il risultato contingente di una situazione di particolare richiamo che il momento di emergenza ha su tutti noi. Credo debbano essere considerate e vadano utilizzate come un momento effettivo di assunzione collettiva di responsabilità. E sottolineo collettiva. La dimensione pubblica del nostro impegno scientifico è in questo momento, che noi lo vogliamo o no, sotto i riflettori. Anche se sembra che sulla scena pubblica, nella sfera pubblica, la presenza dei sociologi non sia così evidente, il modo in cui sapremo
muoverci in questo frangente segnerà, io credo, le opportunità che la nostra disciplina, le nostre discipline specifiche, hanno di contribuire al passaggio che in questo momento tutto il paese, l'Europa, l'Occidente, il mondo globale sta affrontando. La dimensione con cui questo si vede nel modo in cui i sociologi del diritto si stanno confrontando e si stanno preparando al confronto che in questi giorni, innanzitutto, ma io direi nei prossimi anni, in continuità con quanto sino a questo momento è stato preparato dal coordinamento che giunge al termine adesso, troverà un momento di nuovo slancio o finirà, se non sarà capace di cogliere fino in fondo l'opportunità che adesso si presenta a noi, finirà per rinchiudersi dentro una dimensione burocratica stanca della nostra professionalità scientifica e accademica. Io ho molta fiducia invece in quello che, cogliendo le opportunità che nel lavoro precedente che la sezione ha svolto in questi anni appena trascorsi, nello sforzo collettivo che è stato fatto anche di ricognizione della presenza della sociologia del diritto non solo in ambito scientifico ma anche sul fronte della didattica e nell'impegno in termini di presenza pubblica e di cosiddetta terza missione nelle università italiane, io penso che questo adesso possa essere messo pienamente a frutto, mettendo insieme in uno sforzo costruttivo tutti gli aspetti, tutte le linee di ricerca con cui la sociologia del diritto contribuisce a delineare, riflettere su i termini in cui le nostre società si stanno preparando ad affrontare il futuro che abbiamo davanti, un futuro che va costruito e rispetto al quale la sociologia del diritto può cogliere e affrontare le sfide che riguardano il modo in cui le forme di controllo sociale, il modo di rideterminazione delle gerarchie tra le fonti normative, il modo in cui le forme di richiesta e di aspettativa, di domanda di sicurezza per un conto e dall'altra di rivalorizzazione delle libertà individuali all'interno dei profili normativi, dei diversi modi in cui i profili normativi orientano e regolano l'azione sociale, la sociologia del diritto ha su questo un ruolo fondamentale, è un ruolo che non può essere costruito se non in una interlocuzione continua con le altre sottodiscipline che concorrono alla costituzione di quell'ambito che chiamiamo sociologia. Senza un rapporto con la sociologia politica, con la teoria sociologica in generale, con le metodologie, con la sociologia che studia le diseguaglianze, con la sociologia economica, con la sociologia culturale, senza un rapporto attento
al modo in cui l'insieme delle sociologie stanno ridefinendo i processi di mutamento istituzionale, ovviamente la sociologia del diritto non può trovare pienezza nell'espressione delle proprie capacità di contribuire alla riflessività del sociale e alla costruzione di nuove modalità di istituzionalizzazione della convivenza sociale. Io per questo conto fortemente sulla sezione di sociologia del diritto di AIS, sul suo spessore culturale. Vediamo adesso collegati studiosi che hanno contribuito negli anni alla costruzione non solo della sociologia del diritto, ma anche della sociologia italiana. Conto tantissimo sullo sforzo collettivo che la sociologia del diritto farà dentro questa sezione e dentro AIS per ridefinire il modo in cui i nostri saperi, le nostre conoscenze possono diventare lievito, risorsa, leva per una società più equa, più uguale, più sicura, più libera. Auguro buon lavoro in questi due giorni, buon lavoro scientifico e buon lavoro di ricostruzione di un corpus scientifico, disciplinare, di comunità disciplinare, al quale tengo tantissimo e sul quale tutta la nostra associazione deve poter contare. Grazie, grazie ancora, grazie a Lucio D'Alessandro per il lavoro che ha svolto in questi anni e auguri a tutti voi e a tutti noi. Grazie Maria Carmela, vedo parecchi colleghi che diciamo ci fanno sapere il plauso che hanno verso di te, questa volta usando il linguaggio dei gesti e non quello verbale, perché se parliamo tutti è la cosa troppo complicata. Credo che il monito che è venuto, monito affettuoso, diciamo da collega, che è venuto dalla nostra Presidente sia quanto mai importante sotto due principali profili: quello del ruolo che i sociologi del diritto, ruolo pubblico, così come i sociologi, ma vorrei dire forse in qualche modo più di tutti i sociologi del diritto, che hanno a che fare anche con questo strumento delicatissimo e decisivo della vita pubblica e della vita collettiva che è il diritto, devono avere. E poi anche l'altro richiamo, diciamo, al senso forte di una comunità che naturalmente ha al suo interno molte anime culturali, molte anime scientifiche, ma che si riconosce in una, appunto, in una comune missione di ricerca e di lavoro, diciamo, pubblico. Lavoro pubblico che molto spesso è dentro, nella generalità dei casi, è dentro il sistema delle università italiane, perché la maggior parte dei sociologi sono sociologi, credo quasi tutti gli aderenti alla nostra sezione sono sociologi universitari che vivono la vita dell'università. E credo che mai come oggi, diciamo, l'università in questo momento sia chiamata a svolgere un ruolo assolutamente decisivo e, vorrei dire, per tanti aspetti nuovo. Il fatto che il piano di resilienza punti moltissimo sulla nuova generazione e voglia arrivare alla nuova generazione, diciamo, e a creare le condizioni di vita delle nuove generazioni a partire dalla ricerca, a partire dai saperi, a partire dal capitale umano, diciamo, interroga profondamente il mondo delle università e e pone con evidenza la responsabilità
di collaborare in maniera fattiva a questa impresa collettiva che riguarda il paese e che riguarda le future generazioni, i suoi modelli di convivenza, le sue capacità di sviluppo. E ci interroga pure, se volete, anche in un altro modo, perché sia pure con ruoli diversi, noi dalle università siamo chiamati a far parte, ripeto, con ruoli diversi, della classe dirigente di questo paese. E una classe dirigente deve essere capace, nel momento in cui ci sono delle esigenze, così come ci sono delle possibilità, così come ci sono delle emergenze, noi in questo momento abbiamo tutto questo, emergenze, esigenze, possibilità, progettare quella comunità, di fare rete, di utilizzare i propri sapieri e le proprie competenze con lo scopo di essere presenti nella vita pubblica. Vorrei dire che questo vale tanto di più per i sociologi del diritto, perché appunto sono quelli che più direttamente hanno a che fare con le istituzioni, hanno a che fare con quella cosa che stiamo cercando di definire da molti secoli, che è il diritto, che si presenta come una forma, necessariamente si presenta come forma, perché possa in qualche modo andare incontro alle diverse realtà sociali, ma non può rimanere forma. Ci deve essere una sociologia, molti possono essere i ruoli, ma quello della sociologia è importante perché è un ruolo scientifico che ricorda che questa forma va ad aderire ad una sostanza sociale che è in continua mutazione, manifesta nuovi bisogni, così come elabora dentro di sé nuovi saperi che cercano nuovi spazi. Maria Carmela, vorrei dire che con sapienza da sociologo del diritto ha ricordato alcuni dei grandi temi che sono di fronte a noi e che qualcuno dei quali io vorrei ricordare. Per la verità, io stamattina avevo pensato di fare una relazione relativa a quello che la sezione ha fatto in questi anni. Magari dirò qualcosa domani mattina su questo, perché ho visto che c'è molto, molto ci sono moltissime relazioni e quindi voglio lasciare spazio alle relazioni, e domani mattina farò il mio doveroso rendiconto all'assemblea delle cose fatte, di quello che con i colleghi con i quali abbiamo condiviso questa responsabilità, questa avventura, questo progetto, devo dire in un clima di assoluta serenità, molti di loro per due mandati, voglio dare conto di quello che abbiamo fatto, ma oggi forse mi è sembrato più opportuno fare piuttosto un saluto e richiamare un po' il senso delle responsabilità alle quali siamo chiamati, responsabilità che richiedono quindi che il nostro lavoro si concentri sulla ricerca, centri sul nostro dovere di essere presenti presso le nuove generazioni nei momenti formativi, si concentri sulla capacità di fare rete tra di noi, reti di ricerca, si concentri sulla capacità di dare il contributo della sociologia del diritto italiano alla sociologia del diritto internazionale e di riceverne dalla sociologia del diritto internazionale il contributo. Io, questo per me è un anno speciale, perché io lascio naturalmente la sezione, ma lascio anche l'insegnamento, non lascio probabilmente, spero, la ricerca, lascio anche l'insegnamento perché sono giunto al mio 70° anno di età e quindi
pur rimanendo nel ruolo che, diciamo, nel quale mi trovo attualmente, direttore di questo Ateneo, per i prossimi anni lascio il ruolo. Quindi per me c'è anche un momento, se volete, di commozione e di difficoltà quasi psicologica in questo momento, però e rifletto molto sulle cose fatte, sulle cose che abbiamo fatto nella nostra generazione. Credo che complessivamente questa crescita numerica a cui faceva riferimento Maria Carmela, che potrebbe anche non significare molto, ma che a ben riflettere ha molti significati, debba essere tenuta presente. La nostra sezione, quando io ho assunto il primo mandato, quindi nel maggio del 2018, la nostra sezione forse abbiamo dovuto fare qualche maquillage perché arrivasse a 25 iscritti, e quindi potesse continuare, quanto è il numero che è richiesto dall'AIS per poter avere una sezione autonoma. Al termine del secondo mandato era 55 iscritti, all'inizio del secondo mandato era 55 iscritti, adesso è a circa 120. Anche volendo fare la tara di qualche iscrizione occasionale, noi abbiamo una crescita complessiva che secondo me è il vero senso del lavoro fatto in questi anni: l'apertura degli spazi, il tentativo di dare cittadinanza all'interno della nostra disciplina, all'interno della nostra accademia, prescindendo dai ruoli accademici immediati, dare spazio alle nuove generazioni, dare spazio. Io credo che c'è una sezione, forse saranno tutte così, ma se guardo il quadro che ho davanti mi accorgo che è una sezione che non ha problemi di genere, è una sezione che ha molto respirato, si è molto allargata, forse non sempre ha perseguito l'idea di uno statuto strettamente comune dal punto di vista disciplinare, ma invece è stata capace però di aprire attraverso i giovani studiosi spazi, i nuovi spazi, i nuovi moltissimi spazi che l'evolversi della società andava esigendo anche come oggetto di ricerca. Questo è quello che ho letto in questa sezione. Domani darò maggiormente conto di numeri, devo dire che il segretario, il professor Sergio Marotta, mi ha fornito tutta una serie di elementi per poter fare una relazione. Vi assicuro che sono elementi estremamente corposi. Io lo ringrazio perché senza di lui non avrei potuto svolgere il lavoro in questi anni, così come ringrazio, l'intero direttivo, di cui voglio ricordare anche i nomi in questo momento, che sono Roberta Bisi, che non ha potuto essere molto presente, alla quale comunque mando un affettuoso saluto, Bruno Bilotto, Tito Marci, Franco Prina, Carlo Pennisi, Maria Ausilia Simonelli e Francesca Dianello. Con loro pensiamo di aver fatto un lavoro di grande onestà intellettuale, di grande apertura e di grande rigore. Penso che in questo momento dobbiamo dare inizio ai nostri lavori. Saluto tutti, ringrazio tutti. Domani dirò qualcosa in più sulle cose effettivamente fatte. Grazie. Grazie, non so chi è che debba prendere la parola a questo punto, chi è la presidenza? È Bruno Bilotta. Bene. Grazie coordinatore, grazie a tutti i partecipanti. Quando il coordinatore e tutti i membri del direttivo che vedo abbiamo scelto questo titolo, non è stato compito semplice, devo dire, e anzi è stato estremamente dibattuto.
perché si, come dicevano, si amalgamavano, come in realtà è successo nel direttivo, si amalgamavano anche nelle proposte diverse anime. E se si legge in filigrana, in controluce, il titolo del convegno, la sociologia del diritto e il dibattito pubblico, epistemologie, interlocuzioni, funzioni, si capisce appunto in filigrana anche a chi attribuire le diverse denominazioni. Alla fine, come sempre, essendo stato un direttivo particolarmente felice, di questo non posso che ringraziare il professor D'Alessandro, che con la sua, col suo ingegno, ma soprattutto col suo gran bel fare, non solo dialettico, ma d'agire, ci ha sempre guidato in maniera eccellente. La nostra, anch'io, abbiamo deciso tutti quelli del direttivo di non parlare, l'ha detto il professor D'Alessandro poc'anzi, parleremo domani, seppur brevemente, oggi lasciamo spazio ai tanti relatori, che prego essere estremamente veloci, perché purtroppo il tempo che potranno dedicare alle loro relazioni è estremamente ridotto. Speriamo poi di, come dire, lo dicevamo con l'amico Sergio e anche con l'amico Lucio, di riunirle in un volume. E dicevo, la nostra è una storia che parte da lontano, è una storia di periferia, sostanzialmente. Come ci ha sempre ricordato il maestro di tutti, Renato Treves, nasce in un piccolo centro accademico dell'Argentina e si sposta a Milano e diventa centrale questo percorso che attraversa l'oceano, come dire, alla fine ci ha fortemente rafforzato e rinforzato e ci ha dato la forza di diventare appunto una disciplina centrale. Io non ho, lo dirò domani, allievo del primo allievo di Renato Treves, Vincenzo Tomeo, seguo la sua linea, la sua proposta più che linea, che è quella per cui esiste una sola sociologia. Vincenzo Tomeo non amava le divisioni accademiche e men che meno le divisioni ministeriali, che purtroppo ci hanno afflitto e continuano ad affliggerci in tutti questi anni. Prego di chiudere, sì, i microfoni, c'è qualcuno che ha il microfono. E quindi, come dire, siamo riusciti, come dire, a diventare estremamente centrali in una situazione piccolina. Ecco, siamo diventati grandi, lo ricordava Lucio D'Alessandro, io che ci sono stato sin dall'inizio, ricordo i nostri incontri di sezione che erano davvero minuscoli. Se è vero, come è vero, che solo nel 2018 gli iscritti erano 25, quindi pensate voi quanto dovessero essere negli anni 90. Ora vedo tra di noi, e vi prego di, se trascuro qualche nome, tre maestri, allievi del padre di tutti noi, Renato Treves, Enzo Ferrari, Guido Maggioni, Beppe Mosconi. Perdonatemi se non vedo altri, perché vedo altri 66. Segnalatemi se ci sono altri maestri. Sono la generazione, diciamo,
di circa un decennio superiore alla nostra, dico alla mia e quella di Lucio. E quindi inviterei questi tre maestri, ma vi prego, ecco, se trascuro o dimentico qualcuno, ma solo per un problema di video, perché non mi fa vedere tutti i partecipanti. Dicevo, invito e prego, anzi, più che invitare, prego i maestri, appunto Enzo Ferrari, Guido Maggioni e Beppe Mosconi, di voler, come dire, insomma, intervenire, ecco, prima di dare inizio al dibattito. Sergio, qualcuno ha da dirmi? Sì, qualcosa? Sì, assolutamente, ho visto anch'io la presenza. Sì, sì. Se vogliono parlare, non so se vogliono, insomma, sono stati invitati dal presidente Bilotta. Ma se devo prendere la parola, grazie a Bruno Bilotta per questa cortesia rivolta a un fratello separato. E io credo, mi sono connesso con l'intento di ascoltare e di imparare, e quindi non credo di voler sottrarre tempo ai relatori, e perché vedo dal programma che il tempo è molto poco. L'unica cosa che io auspico è che si istituisca un dialogo, anche se possibile una struttura non formale di dialogo, fra i due tronconi della sociologia del diritto, che sono frutto di vicende, come diceva Bruno Bilotta, politico-accademiche, che solo in Italia sono concepibili, perché in qualunque altro paese sarebbe difficile anche spiegarle nei particolari. E questo perché è necessario, diciamo indispensabile, rafforzare in tutte le sedi, quindi sia nelle sedi giuridiche, sia nelle sedi politologiche, sociologiche, eccetera, è necessario rafforzare l'immagine della sociologia del diritto come scienza, diceva bene Alessandro poco fa, in grado di spiegare la realtà del diritto nelle sue articolazioni e nei suoi rapporti con gli altri, Luhmann direbbe, con gli altri sistemi sociali. Il movimento della sociologia del diritto presenta dei problemi in vari paesi, in Europa, anche in paesi nei quali, come la Germania e l'Olanda, vi era stata una diffusione molto promettente negli anni 60, 70, 80, eccetera. Presenta peraltro uno sviluppo per certi aspetti imprevedibile e quasi straordinario nei paesi dell'America Latina, con un'articolazione di studi che copre una ampia gamma di approcci. E in Italia che cosa va a succedere? Io non lo so, le difficoltà sono molte sia per coloro che hanno optato per, questo va dato atto soprattutto a Lucio ed Alessandro, hanno optato per proseguire questa battaglia nell'ambito della sezione dell'AIS, sia per coloro che hanno seguito l'orientamento iniziale del CUN di aprire uno spazio alla sociologia del diritto anche nell'ambito delle materie giuridiche. Ognuno di noi ha dei problemi. Allora, probabilmente, per averne un'idea e affrontarli in maniera razionale e non istintiva, credo che almeno una struttura di collegamento che faccia sentire la nostra voce nelle sedi importanti, che rafforzi l'identità della sociologia del diritto nelle sedi istituzionali, credo che sia in questo momento indispensabile. Naturalmente la cooperazione
può estendersi in tanti altri campi, sarebbe opportuno una riunione generale dei sociologi del diritto italiani. È indispensabile mantenere in vita le nostre pubblicazioni. Sappiamo, la rivista che io ancora dirigo dopo tanti anni, essendo succeduto Renato Treves, si è aperta a tutti, lo è sempre stata, e abbiamo bisogno di rafforzarci, abbiamo bisogno di chiarire qual è la nostra immagine, qual è il nostro ruolo nei confronti e delle materie sociologiche e delle materie giuridiche e delle materie politologiche, cercando di costituire un'unità culturale che passi sopra e superi le barriere delle divisioni accademiche. Questo è quello che mi sento di dire in questo momento, e faccio gli auguri a tutti i partecipanti al convegno. Cercherò di seguirlo per quanto possibile, pur avendo impegni professionali d'altro genere che mi tengono occupato per l'intera giornata, e mi complimento per il successo che mi pare questa vostra riunione sta avendo. Grazie. Grazie Enzo, grazie professor Ferrari. Vedo tra i maestri Guido Maggioni. Sì. Prego di intervenire. Va bene, grazie. Solo per un saluto, per un ringraziamento e anche per dei complimenti per il grande sviluppo che ha avuto la sezione di sociologia del diritto dell'AIS durante la direzione, la presidenza di Lucio D'Alessandro, che d'accordo è un dato solo quantitativo, ma quando è di tali dimensioni direi che ha una rilevanza anche qualitativa, perché il successo di questa allargamento della partecipazione significa un allargamento della base stessa e della capacità della sociologia del diritto come disciplina di svilupparsi non solo nell'accademia ma anche fuori. Non posso non ricollegarmi, perché l'avrei detto comunque, a alcune considerazioni fatte poco fa da Vincenzo Ferrari, ribadendo come sia indispensabile non solo un vago collegamento, ma una forte interazione e collaborazione tra sociologi del diritto del settore sociologico e sociologi del diritto attivi nell'ambito del settore filosofico giuridico. Del resto questo è un tema che qualcuno ricorderà, ho trattato anche molto tempo fa, seguendo a distanza di tempo gli sviluppi sui due canali, no, in cui la sociologia del diritto si è articolata in Italia, è cresciuta direi in entrambe le direzioni, però non possiamo negare che ci siano anche delle conseguenze negative, degli aspetti, diciamo, di negatività e indebolimento della sociologia del diritto nel suo insieme, dovute a questa ripartizione che è avvenuta per ragioni ben comprensibili, sia al momento sia valutando ora a distanza di tempo, ma che comunque, se non superata, può essere quantomeno ridotta nei suoi effetti negativi da un maggiore coordinamento. L'associazione Diritto e Società vede la partecipazione di alcuni di noi del settore sociologico, ma dovrebbe essere, credo, ancora più allargata questa partecipazione. A me pare che, guardando retrospettivamente la situazione della sociologia del diritto, come si è evoluta negli ultimi 10 o 15 anni, si possono fare delle considerazioni positive dal lato
della presenza accademica, forse meno positive per quanto riguarda l'incidenza e la rilevanza nella società più allargata. Peraltro confido che iniziative come questa e altre che potranno raggiungere un pubblico anche più ampio, non solo della nostra comunità, possano contribuire a migliorare e qualificare questa presenza, ricordando che in fin dei conti sociologi del diritto non siamo soltanto noi che facciamo parte di questa sezione, nemmeno soltanto gli altri colleghi che fanno riferimento all'area filosofico-giuridica, ma ci sono molti giovani ricercatori empirici che fanno lavoro serio, metodologicamente fondato, nell'ambito dell'implementazione delle politiche sociali, nell'ambito dello studio delle professioni o di altre tematiche in cui sicuramente l'applicazione del diritto, che è un tema chiave, no? della nostra disciplina, ha un ruolo principale. E forse, direi, ecco, un obiettivo che si potrebbe avere nell'immediato, insomma, nei prossimi tempi, è quello di attirare questi studiosi, questi ricercatori nel nostro campo, farci conoscere e nello stesso tempo fare in modo che contribuiscano allo sviluppo ulteriore della nostra disciplina. E ringrazio di nuovo Lucio, Bruno Billotta e grazie Guido, grazie professor Maggioni per il tuo splendido intervento, e credo assolutamente tutti condividiamo. Vedo anche tra i maestri Beppe Mosconi e vi prego, siccome ho un riquadrino con altri 68, temo che ci sia qualche altro maestro, segnalatemelo pure. Caro Beppe, mi sentite? Sì, sì, benissimo. Perché ho una connessione che va e viene. Beh, intanto con l'imbarazzo di sentirmi annoverato tra i maestri, ma che merito forse più per motivi anagrafici che di sostanza. Comunque posso dire, ringrazio Bruno comunque per questo piccolo spazio che mi prendo, sapete anche che sono in programma poi nella quarta sessione oggi pomeriggio, per cui davvero non voglio abusare. Voglio solo dire che, avendo seguito da giovane studioso la sociologia del diritto nei suoi anni, vorrei quasi dire eroici, quando si comunicava spesso con Treves, con Tomeo, con Vincenzo Ferrari, eccetera, posso sentirmi come una persona che deve molto a questo campo di studi, che ha così si è nutrito dalle radici prime del collocarsi di questa disciplina nel panorama accademico e scientifico italiano, e quindi tutto ciò fa profondamente parte della mia identità e della mia storia. Ecco, e in questo senso devo dire che la mia curiosità o la mia passione anche per la ricerca, interagendo con la dimensione del diritto e della sociologia del diritto in particolare, si è nutrita di una doppia sollecitazione, cioè sia il fatto che il considerare i fenomeni giuridici come un riferimento per individuare le interazioni sociali che si sviluppano all'intorno degli stessi, fino a riflettersi all'interno degli stessi, mi ha molto sollecitato nello studio dei fenomeni sociali stessi, e quindi nell'approfondire nella loro oggettività e materialità in termini sociologici i fenomeni che di volta in volta emergono e coinvolgono anche dal punto di vista culturale e politico. Ma in secondo luogo, guardando invece
dentro il mondo del diritto, a partire da queste sollecitazioni, credo di aver raggiunto una consapevolezza dei limiti, delle fragilità, delle contraddizioni, delle instabilità e dei conflitti che permeano anche questo mondo. Quindi il riferimento al diritto ritengo mi abbia molto sollecitato in un'attenzione complessiva verso i fenomeni sociali all'esterno e all'interno del mondo del diritto. Di questo ringrazio i colleghi che variamente, in diversi momenti e in diverse modalità, mi hanno sollecitato e accompagnato in questo percorso che tuttora continua, nonostante ormai il mio pensionamento risale a 5 anni fa, dal punto di vista formale. Ringrazio in particolare Lucio e i colleghi della prima formazione del consiglio direttivo della sezione, che con cui abbiamo lavorato proprio direi in una fase di rifondazione, di ricostruzione della materia, di apertura, e faccio mio fino in fondo l'invito di Vincenzo Ferrari a cercare il dialogo, la collaborazione e in prospettiva, se fosse possibile, la riunificazione dei due settori sociologico e filosofico, se vogliamo assumere dei riferimenti peraltro prettamente formali, perché poi la comunicazione è molto più fluida, perché da questa prospettiva, da questa progettualità possano nascere nuove idee, nuove modalità di ricerca e soprattutto una nuova qualità nelle relazioni interpersonali tra colleghi, tra compagni di strada, in questa grande avventura che è il tentativo di capire i fenomeni che interessano l'organizzazione sociale e che possono dischiudere anche delle prospettive di profondo cambiamento di cui credo ci sia oggi particolarmente un enorme bisogno. Vi ringrazio tutti e resto connesso in attesa anche del mio turno, ma per ascoltare tutti voi. Grazie Beppe. Passiamo adesso all'apertura della prima sessione, che non a caso è la prima proprio per la sua titolatura: con quali radici la sociologia del diritto affronta i nuovi orizzonti della conoscenza scientifica, seguita dal punto interrogativo. Appunto, come sentirete nelle vostre orecchie, ma nelle vostre menti, questa titolatura è frutto appunto di un mix tra due proposte, che è quella di riferirci al passato, il riferimento alle radici non è certamente casuale, e invece quello di riferirci al futuro. E quindi immagino che i singoli relatori, a cui subito dopo cedo la parola, vorranno tener conto proprio di queste indicazioni che noi del direttivo abbiamo inteso proporre. Cedo quindi la parola al professor Cominelli dell'Università degli Studi di Milano, raccomandando, ahimè, non a lui ma a tutti, ovviamente, una brevità di esposizione. Il professor Cominelli, Università degli Studi di Milano, che affronta il tema per una sociologia del diritto multidisciplinare. Prego, professor Cominelli. Grazie Presidente, spero si senta bene. Molto bene, sì. Colgo la palla al balzo e accolgo l'invito di guardare oltre le separazioni disciplinari, dove si arriva addirittura al paradosso che studiosi che studiano la stessa cosa letteralmente vengono considerati in discipline diverse, no? In settori disciplinari diversi. Intendo brevemente dare conto di alcune tendenze che oggi, fortunatamente, secondo me, vediamo. Sentiamo un invito continuo anche dalle istituzioni ormai, non solo dalla società, ma anche dalle istituzioni a
essere in grado di fare un discorso multidisciplinare e viviamo la contraddizione invece nel lavoro quotidiano di dover incasellare tutto e separarci in base a queste linee molto artificiali. Oggi cercherò di spiegare, argomentare, non solo perché noi sociologi del diritto dovremmo parlare con gli altri sociologi, ma anche con tutti gli altri scienziati sociali, ovviamente, ma anche che dovremmo tornare, come succedeva un tempo, a dialogare continuativamente con tutto il mondo della scienza. Ho una breve presentazione che adesso cerco di fare partire, anche se Meet non è proprio il... Dovrebbe essere caricato, mi scuso solo un attimo. Beh, iniziamo dalla considerazione che tradizionalmente nella nostra disciplina, nella disciplina sociologica, abbiamo visto spesso delle resistenze a incrociare soprattutto il discorso con i nostri discorsi con le scienze fisiche, le scienze dure, potremmo dire. Ecco, dovrei esserci arrivato, scusate. Eccoci, spero che si veda. Si vede, si vede. Grazie mille. Eccoci, la sociologia, e credo anche in questo la sociologia del diritto, sicuramente non è sempre felice di prendere in considerazione quella che potremmo definire la variabile naturale. Questo per ragioni che spiegheremo rapidamente, ma che hanno sicuramente a che vedere con il... potremmo dire anche con le sue con la sua naturale progressività, cioè col fatto di essere nata, come ci ricordano i maestri, in un ambiente culturale e storico particolare, dove al centro del discorso era l'ingiustizia sociale, l'ingiustizia di genere, una serie di disuguaglianze sistematicamente costruite all'interno del mondo sociale che la sociologia iniziava ad osservare. E dunque prendere in considerazione la variabile naturale poteva essere, è stato e tuttora può essere inteso come una sorta di legittimazione di quello che è lo stato delle cose, quindi accettare la situazione di ingiustizia come qualcosa tutto sommato di inerente alla natura umana e alla società umana che per quanto sgradevole, tutto sommato non poteva essere che accettato così com'era. In questo credo che dovremmo stare attenti a sovrapporre questi due discorsi e quindi evitare di credere che le descrizioni di uno stato naturale pericoloso, violento e ingiusto possa portarci a un discorso di tipo prescrittivo. Un sociologo recentemente, Biermann, fa un riassunto secondo me molto efficace di questi ostacoli che vediamo nel dialogo fra il mondo scientifico inteso nel suo complesso. La paura per una rivincita del funzionalismo, quindi vedere fenomeni naturali che si sviluppano per venire incontro a esigenze sistematiche sociali, un capovolgimento dei nostri fondamenti epistemologici che porti a mettere in discussione dunque anche i metodi che usiamo tradizionalmente come sociologi, e poi anche il timore più grande è quello che dietro a questa legittimazione, dietro a questa osservazione del stato naturale, si possa arrivare a suggestioni di tipo
a portare a conclusione un discorso spenseriano sull'applicazione di principi puramente darwinisti all'evoluzione sociale e al progresso sociale, che dunque è quello che ci ha sostanzialmente poi portato ai progetti epigenetici ed eugenetici. Mi scuso un secondo che si è ribloccato di nuovo, spero che per il momento, spero che stesse funzionando. Ecco, articoliamo un attimo questi tre punti. Il discorso funzionalista ci porterebbe direttamente a una riabilitazione, a una ripresa completa di quello che è stato il lamarchismo in biologia, quindi la funzione crea l'organo e paradossalmente anche a una riabilitazione delle tendenze più deteriori di asservimento della scienza alla politica. Da parte di noi sociologi, ma anche scienziati sociali, c'è anche un altro timore, credo latente, ma forse anche presente, che è quello di una svolta naturalistica operata in maniera cieca, quindi che basi tutto su paradigmi e impianti metodologici ricalcati dalle scienze naturali e che quindi ci porti a una, diciamo così, un'estromissione dal centro del dibattito e a forme più o meno velate, più o meno diffuse di scientismo. E poi c'è il discorso biopolitico, che ovviamente non cito nemmeno Foucault, o meglio lo citerò a breve in un altro contesto, ma il rischio strettamente politico di un asservimento della scienza a fini appunto descrittivi della realtà per un potere politico che in realtà vuole plasmare la società che si trova di fronte sulla base di logiche che sono sostanzialmente quelle di potere e di potenza, quando non addirittura di forza fisica. Eppure possiamo trovare fra i sociologi, fra i maestri, anche fra i maestri che potremmo definire liberal, se non in alcuni casi addirittura radical, la concezione, l'idea, la preoccupazione per questa grossa divisione che oggi vediamo anche fisicamente nei nostri campus. È più semplice mettere le scienze umane da una parte, le scienze sociali da una parte, le scienze naturali dall'altra, è tutto molto più gestibile sicuramente. Però mi piace ricordare uno dei lavori forse non più recenti di Gallino, che nella sua richiesta di lavorare ancora sulla teoria dell'attore sociale ci ricorda come siamo influenzati da pulsioni biologiche e ritiene tutto sommato compatibile questo con una visione progressiva e illuminata del progresso sociale. L'appello di un marxista storico come Immanuel Wallerstein, che da sociologo dell'economia coordina il lavoro di un gruppo di studio e ci chiede di tornare a lavorare su framework comuni che mettano assieme le scienze sociali e le scienze naturali. Per finire con l'interessantissimo lavoro scritto a quattro mani raccolto da un terzo, che adesso non mi ricordo esattamente come si chiama il curatore, ma raccoglie questo dibattito molto interessante tra Chomsky e Foucault, che potremmo dire da preoccupazioni politiche condivise, quindi da un anelito alla giustizia sociale che sappiamo tutti unisce chiaramente tutti e due, si trovano su posizioni epistemologiche radicalmente diverse, con il primo che in un dibattito comunque molto aperto e interessante, ma con il primo che denuncia i rischi del costruttivismo sociale e dice la visione della naturalità umana è pienamente compatibile con la visione politica che chiede
il cambiamento e la destrutturazione di alcune pratiche. Grazie professor Cominelli, il tempo come sempre in questi casi è super tiranno, la ringraziamo per l'eccellente lavoro e appunto probabilmente sarà oggetto di inserimento in un, si spera, insomma, ecco, questo è un augurio personale, lo inseriremo ovviamente in un lavoro collettivo. Vi ringrazio, mi scuso in anticipo se fra pochissimo devo assentarmi, ma c'è un consiglio di dipartimento e se ci fossero domande, spero che, ho visto che la sessione è registrata, quindi ascolterò se qualcuno ha delle domande, obiezioni da fare o osservazioni, le ascolterò in registrata. Grazie. Passo adesso la parola al professor Davide De Sanctis, quale dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, il quale ci relaziona su una critica di Durkheim alla sociologia di Comte, il concetto di umanità tra diritto e società. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, grazie agli organizzatori e ai partecipanti. Allora vado subito al dunque, la critica di cui voglio occuparmi, come si capisce dal titolo, è quella che Durkheim rivolge a Comte a proposito del concetto di umanità. Cito dal secondo capitolo le regole relative all'osservazione dei fatti sociali del libro Le regole del metodo sociologico, in cui Durkheim dice apertamente che il concetto di umanità usato da Comte si riduce sostanzialmente ad una presa di posizione del tutto soggettiva. In realtà, dice Durkheim, cito, l'umanità non esiste. Quelle che esistono e che sono date soltanto all'osservazione sono le società particolari che nascono, si sviluppano e muoiono indipendentemente le une dalle altre. Ecco, quindi l'umanità non è un fatto sociale né serve a procedere alla sua osservazione. Mette fuori strada rispetto alla prima regola, osservare i fatti sociali come cose. Non è dotato di quelle caratteristiche di esteriorità, generalità, costrittività, è un valore soggettivo, arbitrariamente presupposto, abusivamente unificante. Allora vorrei sviluppare due punti a partire da questa critica. Testare la sua coerenza interna al percorso durkheimiano e poi vedere se a partire dal significato che Comte invece attribuisce a questo concetto sia possibile reinquadrare alcuni dei problemi della sociologia del diritto alla luce del concetto di devianza positiva che è possibile dedurre dalla teoria dell'altruismo di Comte. Sappiamo che l'altruismo è appunto un termine piconio comtiano. Allora, il primo punto, a che cosa serve la critica di Durkheim al concetto di umanità? È funzionale alla costruzione di una tipologia delle specie sociali. Durkheim suggerisce l'immagine di un albero con rami divergenti. Per sfuggire all'alternativa tra l'eccessivo particolarismo degli storicisti e invece l'universalismo, diciamo così, della filosofia metafisica. In questa operazione, lo sappiamo tutti benissimo, questa operazione di costruzione dei tipi, un ruolo fondamentale lo svolge il diritto, perché le regole e le sanzioni giuridiche sono il particolare riflesso del modo specifico di essere delle individualità sociali, delle specie sociali. Sono indici, indicatori del fatto morale nella misura in cui esso oppone la sua resistenza nei modi della generalità, della esteriorità, della coercizione, cioè i modi in cui è possibile osservare l'iscrizione del collettivo nell'individuale, i modi in cui la coscienza collettiva penetra, conforma, orienta la coscienza individuale. Ma poi, sempre nelle regole, ci accorgiamo che la tipizzazione delle specie sociali non esaurisce i compiti che Durkheim assegna all'analisi sociologica dei fatti sociali. Nelle regole relative alla distinzione tra normale e patologico, Durkheim infatti constata che nel caso di transizione da una specie sociale ad un'altra, nel caso di passaggio da una forma di solidarietà ad un'altra, nel caso di mutamento dei modi e delle forme del legame sociale, valori, ideali, pratiche, opinioni possono essere allo stesso tempo generalmente tenute per valide pur essendo patologiche. Questo accade quando non rispondono più, cito, alle condizioni generali dell'esistenza collettiva.
Alla luce della dinamica sociale che attraversa la tesi sulla divisione del lavoro sociale, la questione allora diventa quella di sapere se è normale o patologico arrestarsi lungo il percorso che porta dalle forme elementari della vita religiosa alla sacralizzazione della persona umana, che è il nucleo etico che tiene insieme le società rette a solidarietà organica. Per rispondere a questa domanda ho scelto tra i tanti possibili due testi, due brani, uno tratto dal saggio L'individualismo e gli intellettuali, due saggi durkheimiani, uno tratto dal testo L'individualismo e gli intellettuali e l'altro dall'Educazione morale. Sono due testi a cavallo del Novecento. Nell'individualismo e gli intellettuali, dove il problema era quello sorto dall'affare Dreyfus, cioè se fosse possibile sacrificare un individuo in ragione di valori più alti, quale l'attaccamento alla patria, la ragione di Stato, la fedeltà ai valori comuni. Ebbene, qui Durkheim fa una distinzione tra un individualismo cattivo, egoista, un individualismo utilitarista, ed un individualismo invece come frutto della solidarietà sociale, un individualismo come un individualismo relazionale, diciamo così. E in base a questa distinzione Durkheim dice: in effetti, una volta che si è cessato di confondere l'individualismo con il proprio contrario, cioè con l'utilitarismo, tutte queste pretese contraddizioni tra individuale e sociale svaniscono come per incantamento. E continua dicendo: questa religione dell'umanità ha tutto ciò che è necessario per parlare ai propri fedeli in un tono non meno categorico delle religioni che sostituisce. Invece di potenziare i nostri istinti, essa ci assegna un ideale che oltrepassa infinitamente la natura. Senza dubbio, se la dignità dell'individuo derivasse a lui dai suoi caratteri individuali, dalle particolarità che lo distinguessero dagli altri, si potrebbe temere che essa lo racchiudesse in una specie di egoismo morale, il quale renderebbe impossibile ogni solidarietà. Ma in realtà l'individuo riceve la dignità da una fonte più alta, comune a tutti gli uomini. Se egli ha diritto al rispetto religioso, ciò deriva dal fatto che in lui vi è qualcosa dell'umanità. L'umanità è da rispettarsi, è sacra. Primo testo. Secondo testo, invece, l'Educazione morale, in cui Durkheim dice: l'uomo contemporaneo fa contemporaneamente parte di più gruppi, di più società. Vediamo quali sono questi gruppi, queste società. Fin qui, dice Durkheim, abbiamo parlato della società in maniera generale, come se ve ne fosse una sola. In realtà l'uomo odierno vive in seno a molteplici gruppi. Per citare solo i più importanti, vi è la famiglia dove è nato, la patria e il gruppo politico e l'umanità. Si deve forse includerlo in uno solo di questi gruppi, escludendo gli altri? Domanda retorica. E poi Durkheim dice: l'ideale nazionale dei primi greci e romani era allora strettamente limitato alle piccole città greche o italiane, era in un certo senso municipale. Maggiore generalità aveva l'ideale dei gruppi feudali del Medioevo, che andò accrescendosi e rafforzandosi con l'estensione del graduale concentrarsi delle società europee. Non v'è dunque ragione di assegnare dei confini insuperabili a un movimento così progressivo e ininterrotto. Ora i fini umani sono più alti ancora dei più alti fini nazionali. Perché dunque non dare loro la preminenza? Ecco, in base a questi due testi possiamo brevemente concludere che paradossalmente la critica di Durkheim si risolve in un elogio postumo di Comte, soprattutto del secondo Comte, del Comte della religione dell'umanità, quindi non del Comte filosofo della scienza che inventa il termine sociologia, ma del Comte che nel trattato di sociologia, il sistema di politica positiva, il trattato di sociologia istituente la religione dell'umanità, appunto sviluppa il tema dell'umanità. Che significato assume il termine umanità nell'opera di Comte? Ovviamente sono quattro volumi in cui Comte se ne occupa, non possiamo darne conto, ma l'umanità, come dire, assume due significati principali. Potremmo dire uno macro e uno micro, ma io preferisco i termini che utilizza Comte, uno interiore e uno esteriore.
uno oggettivo e uno soggettivo, uno materiale e uno spirituale. Nel primo senso l'umanità è un fenomeno di convergenza di destino di quella specie animale che istituisce con il suo ambiente un particolare rapporto di trasformazione, di dominio, di sfruttamento, di modificazione, in grado di cancellare con la sua impronta quella lasciata dalle altre forme di vita. In questo senso la religione è una regolazione del rapporto tra umanità e mondo, dove l'umanità è l'insieme delle generazioni passate, presenti e future. Nel secondo senso, invece, l'umanità è una qualità interiore, è una tendenza morale, è una facoltà psichica, è una virtù che si sviluppa attraverso la vita di relazione e che va coltivata, esercitata, educata, tirata fuori, se non si vuole arrestare lo sviluppo psichico alle mere funzioni necessarie al soddisfacimento dei più elementari bisogni organici. In questo senso, la religione dell'umanità, che prevede un culto, cioè un sistema di valori, un dogma, cioè un sistema di idee, e un regime, cioè un sistema di azioni, è l'esercizio che si tratta di porre in essere per collegare, per legare insieme queste due, per queste due dimensioni. Ecco, quindi in questo secondo senso, con l'interiore e con lo spirituale, la religione dell'umanità è la tecnologia di potenziamento dell'altruismo, questo termine che Comte inventa. E quindi Comte può dire che l'uomo diventa sempre più religioso, nonostante il processo di secolarizzazione. Perché? Perché lascia un'impronta sempre più pesante sull'ambiente che modifica, e perché fa dipendere la propria realizzazione interiore, la pienezza dello sviluppo personale, dalla qualità e dalla quantità delle relazioni sociali che intesse con gli altri. Grazie, e purtroppo il tempo è scaduto. Vuoi concludere? Sì, no, quindi dicevo che in base a questa prospettiva, unendo Durkheim e Comte, si può pensare ad una sorta di devianza positiva, cioè vedere quali sono i fattori che, a partire dal diritto, non comportano una subconformità, ma un'ultraconformità, cioè sono produttivi di socialità, sono produttivi di valore, sono produttivi di fiducia, sono produttivi di pienezza, di sviluppo mentale, in accordo con quello che la Costituzione ci chiede, rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno sviluppo della persona umana, e pensiamo ai diritti delle nuove generazioni, all'ambiente, ai poteri che derivano dalle intelligenze artificiali, dalle disuguaglianze globali. È possibile ancora dire che l'umanità non esiste di fronte a questi problemi che il diritto ci chiede di risolvere attraverso quella che Mills chiamava immaginazione sociologica? Grazie. Grazie al professor De Sanctis, anche per aver rispettato i tempi come tutti fin qui. Passo la parola alla professoressa Anna Simone dell'Università di Roma III, la quale ci relaziona su eguaglianza o differenze con punto interrogativo, quindi una domanda, per un'epistemologia di base del femminismo giuridico. Prego Anna, che non ti vedo, dove sei? Sono qui, ho la videocamera aperta. Adesso ti vedo, prego Anna. Vedete, mi sentite? Grazie. Allora, intanto io mi è venuta un'ansia, perché in 10 minuti sarà molto complicato riuscire a dire qualcosa di sensato. Parto subito intanto ringraziando tutti, ringraziando soprattutto il professor Lucio D'Alessandro, che secondo me in questi anni non solo ha saputo rafforzare la nostra associazione scientifica, ma dal mio punto di vista, e non lo dico per piaggeria ma lo dico per stima veramente pura, ha restituito in qualche modo quel ruolo pubblico di cui la sociologia ha bisogno, e per ruolo pubblico si intende anche quel processo di reintellettualizzazione degli accademici, cioè di presa di parola pubblica, anche critica, anche posizionata, a partire ovviamente dalle nostre ricerche, perché il mondo ne ha veramente tantissimo bisogno. Sono anche molto contenta
che ci sia Stefania Adriana Bevilacqua, è nuova nella nostra associazione. Ho avuto la fortuna di laurearla nella seconda sua laurea in scienze politiche su un tema molto importante, che è quello appunto del divorzio nella pandemia, perché come sappiamo le richieste di divorzio sono aumentate esponenzialmente. Altro che saremo tutti migliori. Allora, vado, procedo spedita verso quello che vorrei provare a dire. Dunque, in questo intervento, che appunto si chiama Eguaglianza o differenze per un'epistemologia di base del femminismo giuridico, proverò da un lato a rispondere su alcuni punti individuati nella call, ovvero sia quali sono, insomma, le condizioni epistemologiche da rivedere e interpretare al fine di aprire nuovi campi solidi per la ricerca sociogiuridica in grado di confliggere o comunque di interloquire con tutto l'ambito della sfera pubblica. Nello specifico mio, naturalmente, proverò a fissare alcuni punti chiave del rapporto tra la sociologia del diritto e tutto il plesso di saperi che gravitano intorno ai concetti di sesso, genere, su cui c'è moltissima confusione, con particolare riferimento alla tradizione di studi del pensiero della differenza sessuale italiano e dei saperi che si sono stratificati nel corso del Novecento all'interno dei movimenti femminili e femministi. Proverò anche a comprendere meglio, cioè quantomeno la mia riflessione sta anche dentro questa linea, diciamo così, di provare a comprendere meglio quanto e come un fatto normativo possa diventare oggi nel regime della doxa, cioè in un regime di comunicazione di ordine discorsivo pubblico molto divisivo, molto semplificato, molto basato sull'opinione e non sulla conoscenza dei fatti giuridici e sociali, appunto come un fatto normativo possa diventare oggi nel regime della doxa, come direbbe appunto Pierre Bourdieu, un agente di divisione ideologica anziché un agente di ragionevole discussione, di condivisione tra attori verso su un determinato appunto processo normativo. Innanzitutto un inciso. Prima di andare al punto delle questioni, se su alcuni temi la convergenza democratica, questo mi è parso di comprendere, dei legislatori risulta essere poco articolata e complessa, per esempio sulle scelte economiche e politiche, sulle questioni che invece coinvolgono il sesso, la sessualità, il genere, l'orientamento sessuale, il conflittualismo e il divisivismo sembra essere sempre più forte, il più delle volte nascondendo le stesse questioni su cui ci si contende il potere simbolico e reale di un processo legislativo, a volte addirittura nascondendosi l'utilità stessa o meno di quella stessa legge, stante appunto la nostra carta costituzionale o ad esempio leggi preesistenti e magari mai implementate o rese inefficaci sul piano della loro attuazione. Da mesi, per esempio, arrivo al punto, il dibattito pubblico sul DDL Zan, che ho seguito con attenzione, studiando, leggendo, mai intervenendo perché ero ammutolita appunto dal divisivismo, si è svolto attraverso accenti per l'appunto divisivi, molto identitari, che solo in alcuni casi, penso soltanto all'intervento diciamo di Tamar Picci apparso su studi sulla questione criminale, siano stati in grado di cogliere la complessità del nesso e del rapporto che intercorre tra diritto, diritti, giustizia e società su questi temi. Su questo DDL, infatti, l'opinione pubblica si è divisa tra pro e contro, dimenticando alcuni problemi di contesto e preesistenti, come se abbiamo già la legge Mancino, la legge del 25 giugno del 1993 che vieta ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, e a cui si potevano tranquillamente aggiungere anche altre fattispecie come l'incitamento all'odio di genere o forme di discriminazione e violenza basate su orientamenti sessuali non conformi alla norma eterosessuale, perché fare un'altra legge? Noi, secondo me, dobbiamo porci anche questo genere di domande, o almeno io me la sono posta. Perché pensare di risolvere sempre qualsiasi conflitto presente all'interno della società, più o meno violento, in una società in grande trasformazione, istituendo sempre nuovi reati, se già il contesto sociopolitico e sociogiuridico in cui viviamo è totalmente immerso nella crisi dei diritti fondamentali, del garantismo, favorendo così sempre di più un panpenalismo e un populismo penale già piuttosto diffuso? Perché, ad esempio, a nessuno viene in mente che su alcune questioni il vuoto legislativo, cosa che ho imparato da alcune giuriste esponenti del pensiero della differenza sessuale italiano,
che il vuoto legislativo o l'uso dei sostitutivi penali possa essere invece in grado di rispondere meglio, diciamo, a determinate questioni che si dibattono all'interno della società. Le soggettività che rivendicano un riconoscimento giuridico oggi si moltiplicano, ma non sempre la norma, specie se penale, può costituire un'opportunità di libertà per gli attori sociali coinvolti nel processo normativo. Credo che questo, insomma, in parte lo sappiamo tutti. Questo divisivismo, inoltre, ha ulteriormente contribuito a generare forme di rimozione e di azzeramento di condizioni preesistenti che direttamente o indirettamente coinvolgono il rapporto che intercorre tra genere, sesso, diritto e orientamento sessuale, nonché l'intera sfera della decisione politica, che poi si riversa anche negli orientamenti sempre più acritici assunti dai legislatori. Faccio degli esempi. L'uso economicistico, perché stiamo parlando di questo, siamo posizionati qui, io le studio queste cose, no? questa capitalizzazione del genere, ho studiato anche il genere all'interno del PNRR, nelle 354 pagine, il modo in cui viene utilizzato, ma lo avevo studiato anche molto prima in quelli che io chiamo dispositivi di inclusione differenziale, che nulla hanno a che fare con il riconoscimento dei diritti fondamentali e del principio di eguaglianza formale e sostanziale. L'uso economicistico del concetto di genere, nonché un proliferare di richieste di diritti differenziali, non sono altro che la conseguenza di una reale inefficacia della cultura dei diritti fondamentali. Si pensi per esempio all'articolo 3 della Costituzione, grande lavoro, no? Svolto, grande dibattito, bellissimo dibattito peraltro da studiare tra Basso, Moro e Togliatti, che portò nell'articolo 3 anche alla concezione di pari dignità sociale. Ecco, l'articolo 3 della Costituzione viene usato sempre meno rispetto, diciamo, al processo legislativo che riguarda i temi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale. Si fa sempre più riferimento come fonte giuridica invece all'equal protection. L'equal protection è un viene dal sistema giuridico di matrice anglosassone ed è stato a sua volta criticato da studiosi del calibro di Oscino, che ha parlato di balcanizzazione e frammentazione dei diritti, cosiddetti special right, e ha criticato il concetto di genere usato solo attraverso il filtro della costruzione sociale, come se noi non avessimo un corpo sessuato, quindi anche un corpo biologico. Però diciamo l'equal protection è stato criticato da questo punto di vista, ma è stato anche criticato da costituzionaliste femministe italiane, penso soprattutto a Silvia Nicolai, perché nell'equal protection non si considera la protezione della persona umana e della sua dignità attraverso i diritti fondamentali, ma si predeterminano le identità, si prestabiliscono, no? La donna, l'omosessuale, la lesbica, il disabile, eccetera, eccetera, si costruiscono dei dispositivi di inclusione, ma v'è in questo processo un bypassamento della logica dei diritti fondamentali e invece una messa a valore economica delle differenze, soprattutto della questione del genere. Dunque siamo in una situazione quasi parossistica che genera a sua volta una richiesta normativa continua basata su processi di identitarizzazione e di etichettamento sociale forzati o voluti a seconda delle circostanze, nonché basati più su istanze di inclusione, appunto, che di riconoscimento reale degli stessi diritti fondamentali. La crisi del concetto di eguaglianza formale e sostanziale, che ne è in qualche modo una conseguenza rispetto a questa richiesta continua di diritti differenziali, è anche la crisi del riconoscimento delle stesse differenze, paradossalmente, no? Perché le differenze, la differenza non è l'identità, viene da difference, cioè differire rispetto alla norma, ma non è un processo di identitarizzazione predeterminato, no? Dall'equal protection o comunque dai dispositivi di inclusione differenziale. Ecco, in questo Letizia Gianformaggio, per esempio, ci ha detto delle cose fondamentali su eguaglianza e differenza, no? O differenze, e anche tutto questo sapere sta venendo progressivamente a mancare. Quali sono, chiudo subito, quali sono questi dispositivi di inclusione differenziale che mirano all'oggettivazione e alla vittimizzazione, quindi alla desoggettivazione dei soggetti che invece possono esigere i diritti fondamentali? Beh, fanno parte del processo di neoliberalizzazione dello Stato. Penso per esempio al cosiddetto fattore D, alla
Womenomics, alla produzione del valore a partire dalle donne, al diversity management, cioè tutti elementi individuati da una scuola economica, che è la scuola McKinsey di Londra, che prestabilisce quali debbano essere le identità da includere. Tutto questo e le brandizza anche, le mette a valore, si genera un marketing, oppure pensiamo agli indicatori di sviluppo basati sul gender index, sul gay index, eccetera, eccetera. Pertanto, se da un lato sembra riemergere la prospettiva, diciamo, just femminista e just positiva, esclusivamente legata alla rivendicazione originaria dei cosiddetti diritti delle donne per il tramite dei lavori di Letizia Gianformaggio, oggi questo just femminismo si traduce solo attraverso, diciamo, la rivendicazione dei diritti delle persone LGBTQ in una dimensione sempre più, appunto, etichettante e strumentale che mira a bypassare la logica dei diritti fondamentali. Dall'altra, però, si fa strada anche la prospettiva critica del femminismo giuridico. Veramente concludo, che invece noi abbiamo provato a mettere in atto e su cui abbiamo cercato di costruire una epistemologia. Peraltro sono molto contenta perché il nostro libro Femminismo giuridico è stato appena acquisito da Routledge e uscirà nel 22 in inglese, quindi portiamo la prospettiva italiana del femminismo giuridico italiano nel contesto anglosassone, lavoriamo al rovescio, di solito funziona che noi traduciamo ciò che accade nel contesto anglosassone. Il volume si chiamerà Legal Feminism, Italian Theories and Practices, nella quale appunto proviamo a delineare nuovi strumenti interpretativi e nuove pratiche che dovrebbero intervenire direttamente sulla struttura del diritto al di là della norma. Che cos'è il femminismo giuridico? Lo dico molto rapidamente, e perché faccio questa proposta epistemologica che spero di condividere con colleghe e con colleghi negli anni che verranno. Allora, innanzitutto trasformare il diritto dall'interno, quindi non solo affidarsi alla funzione legislativa, perché la funzione legislativa in questo momento è incistata nei processi di neoliberalizzazione dello Stato e risente della volontà del mercato rispetto al diritto. Come? Attraverso anteporre il concetto di giustizia, definizione complicata, che però, diciamo, la giustizia per noi è partire dalla cartografia delle ingiustizie, quindi andare sicuramente nella direzione anche normativa, delle norme più giuste, ma senza bypassare la cultura dei diritti fondamentali, evitando gli etichettamenti. Due, rimettendo al centro tutta la questione del simbolico, del femminile e del maschile, tre, riprendendo tutta la dottrina dell'esperienza giuridica e pensare appunto ad un diritto in action che però non bypassi mai la cultura dei diritti fondamentali per generare dispositivi di inclusione sociale che nulla hanno a che vedere con la pari dignità sociale e con il principio di eguaglianza formale e sostanziale, nel quale è possibile anche riconoscere le differenze senza cadere nel differenzialismo. Chiudo. Grazie Anna, ringraziamo la professoressa Simone per questa splendida relazione e cedo la parola a Maria Ausilia Simonelli dell'Università del Molise, che è